Radio Radicale, siamo con l'onorevole Giorgio Mulè, l'abbiamo detto insieme, sì. Per parlare un po' del... Il comune sentire, va molto, le larghe intese anche sul pronunciare Radio Radicale. No? Allora, oltre a questa intesa, vediamo che cosa succederà sulla possibile intesa su Draghi. Allora, lei si aspettava questo sviluppo, lo considera anche figlio di una certa volontà di Berlusconi, che aveva espresso una preferenza per lo sbocco di questa crisi? Ma io intanto fotografo e politicamente sottolineo il dato per cui il governo Conte bis è andato a casa grazie alla compattezza e all'unicità di un centrodestra che ha resistito alle sirene, ai richiami, agli assalti, alle offerte, al postificio. E quindi sottolineo il fatto che se questo governo va a casa anche e soprattutto per la capacità del centrodestra di essere una coalizione. Adesso c'è un'evoluzione che avevamo anche, come dire, auspicato da parte della Presidenza della Repubblica, che, preso atto di questo fallimento, ha indicato una figura alta e autorevole. Questa figura alta e autorevole adesso si dovrà confrontare con il centrodestra, con Forza Italia, con gli altri partiti che la compongono, e rispetto a quello che dirà sulle emergenze da affrontare decideremo quale sarà l'atteggiamento in Parlamento nei confronti di questo governo, senza pregiudizi, senza preclusioni, avendo in testa in maniera, come dire, anche questo, in questo caso granitica, che la via maestra delle elezioni non è una minaccia al popolo italiano, ma è la certezza che la democrazia parlamentare, la democrazia del voto, si possa esprimere nei modi e nei tempi che saranno necessari. Da giornalista, non da politico, da giornalista, io lo chiedo da giornalista. Un tempo fa, ricordo, ho vaghi ricordi. Ecco, che voto darebbe a Renzi su come si è comportato e per lo sbocco che sta avendo questa crisi che io, stando ieri pomeriggio qua, vedevo che nessuno prevedeva. Insomma, Renzi ha messo a nudo l'inconsistenza della sinistra italiana, che fino a 24 ore fa diceva o Conte o morte, o Conte o morte, e già dopo 24 ore ha già cambiato idea e ha dimostrando peraltro di non avere al suo interno una leadership o qualcuno che è in grado, proponendo un presidente del Consiglio alternativo, non sono stati in grado di farlo, e quindi ha messo in crisi a nudo che è il grande male della sinistra italiana, di avere smarrito quest'anima, come dimostra anche la scissione di Renzi, che ha creato non a caso Italia Viva. Il centrodestra accetterà che Forza Italia appoggi questo governo oppure lo farà anche la Lega? Il centrodestra ascolterà, perché bisogna andare ad ascoltare per formare un giudizio quello che dirà il presidente Draghi. Sulla base di quello che dirà, sulla base della strada che traccerà, decideremo cosa fare. Sarebbe irrispettoso nei suoi confronti dirlo adesso. Prima va ascoltato e poi va deciso cosa fare. Senta, in questa crisi ci sono parecchi sconfitti. Se lei dovesse consigliare a qualcuno di cambiare mestiere, diciamo così, a chi lo darebbe questo consiglio rispetto a come si è sviluppata la crisi? Ma guardi, se penso ai 5 Stelle, il cambiare mestiere mi viene difficile, perché molti di loro non avevano un mestiere e quindi magari torneranno a essere disoccupati, altri avevano improvvisato il mestiere del ministro e quindi torneranno a fare quello che facevano prima, magari in gioventù lo steward. A meno che non entrino nel governo Draghi. A sentire adesso, come dire, da Grillo in giù dicono mai Draghi, mai Draghi, mai Draghi, loro che avevano a cuore la responsabilità del paese adesso sono irresponsabili, come ci accusavano di essere noi, perché ci accusavano di essere responsabili perché chiedevamo di andare a votare. Adesso che non sono più al governo, si è responsabili chiedendo il voto. Non devono cambiare mestiere, devono andare da un bravo psicanalista e capire e fare chiarezza all'interno di loro stessi. Solo nel Movimento 5 Stelle? Lo psicanalista? No, no, il cambiare mestiere, okay. No, quella è una cosa interna che io non... No, cambiare mestiere, no, davvero, sarebbe poco rispettoso e potrebbero dire lo stesso di me. Come dire, io faccio della coerenza e della lealtà alla gente che mi ha votato la bandiera della mia attività parlamentare. Altri che magari non lo hanno fatto, stanno dimostrando di non farlo, loro stessi dovrebbero decidere se eventualmente cambiare mestiere. Bene, grazie a Giorgio Mulè di Forza Italia. Grazie.